2000 richieste di sfratto nei primi 6 mesi del 2013, quasi tutte legate a morosità incolpevole provocata dalla perdita del reddito da lavoro. Queste le cifre dell'emergenza abitativa nella regione Marche, secondo il SUNIA, il sindacato degli inquilini. Un fenomeno dunque in aumento e che, dal punto di vista legale, interessa la competenza del giudice di pace. Lo sfratto per morosità è l'azione con cui il locatore, che è colui che concede locazione all'immobile, invita il conduttore moroso a comparire ad un'udienza per sentir convalidare lo sfratto, ad ottenere la risoluzione del contratto e la condanna al rilascio dell'immobile. Quando un conduttore si può dire moroso? Quando non provvede al pagamento anche di una sola rata e se l'inadempimento è superiore ai 20 giorni o quando non provvede al pagamento degli oneri accessori come ad esempio gli oneri condominiali. Il conduttore può scegliere se farsi assistere da un legale o addirittura comparire personalmente all'udienza, sanare la morosità, oppure può comparire, se non sanare, ma chiedere un termine di grazia in caso di difficoltà economiche, quindi in questo caso il giudice concederà un termine non superiore ai 90 giorni. Il conduttore può anche comparire e opporsi alla convalida dello sfratto, in questo caso si aprirà un giudizio ordinario a parte, o può anche comparire e contestare l'ammontare dei canoni. Il giudice però in questo caso potrebbe ordinare il pagamento delle somme non contestate concedendo un termine di 20 giorni. Che succede però se invece il conduttore non sana la morosità o non si oppone o non compara addirittura in udienza? Lo sfratto verrà convalidato, quindi in questo caso il giudice potrà fissare l'udienza per l'esecuzione. L'avvocato procederà con un atto di precetto da notificare al conduttore moroso e se il rilascio non avviene spontaneamente verrà notificato un nuovo atto che è il cosiddetto preavviso di sfratto con cui l'ufficiale giudiziario comunica al conduttore moroso l'ora e il giorno in cui procederà all'accesso e al rilascio dell'immobile, anche coattivamente se necessario.